Viviamo un momento difficile, l'accensione delle luci, la musica del Natale, l'augurio davvero il Comune di Vercelli vuole dare a tutti i cittadini, a tutti coloro che si sono adoperati, i commercianti che si sono autotassati per l'accensione di 48 vie cittadine. Abbiamo voluto come Comune posizionare l'albero di Natale davanti all'ospedale come ringraziamento a tutti i medici, a tutti gli infermieri, a tutti coloro che lavorano nella sanità quotidianamente per combattere questa pandemia. E allora come amministrazione abbiamo in questo periodo voluto destinare maggiori risorse alle famiglie, al commercio, sviluppando anche delle iniziative con i buoni spesa e con i buoni che sono destinati a un aiuto concreto a tutti coloro che hanno avuto dei gravi problemi e tanti danni in questo periodo. Il pensiero va alle persone che hanno sofferto, ai familiari, a tutti coloro che hanno vissuto e vivono questo momento con particolare apprensione. È vero che questa illuminazione sia un augurio, sia un segnale piccolo, con sobrietà, per un 2021 più sereno, perché tutto questo possa terminare, nel senso che tutti noi si possa tornare alle nostre abitudini quotidiane, alla nostra quotidianità e alla possibilità di riprendere le nostre libertà in pieno. Oggi dobbiamo ancora fare un richiamo alla prudenza, all'attenzione, al rispetto delle norme. Ricordiamoci che l'unico vero sistema per combattere questa epidemia è il distanziamento sociale e l'utilizzo della mascherina. Quindi prudenza anche nelle vacanze, anche nei pranzi in famiglia, anche nella quella che è la nostra normale socializzazione nel periodo delle feste. Sarà un Natale diverso, ma deve essere comunque un Natale che ci vede uniti per arrivare ad avere tutti un pensiero di ottimismo per il nostro futuro, per la nostra città e per tutta la nostra comunità. Davvero buon Natale a tutti e soprattutto con l'augurio di un 2021 molto più sereno.